Rimaniamo in campagna, però questa volta per una iniziativa organizzata dalla Città dell'Olio, l'associazione ad Andria, che ha voluto appunto organizzare una passeggiata fra gli ulivi, facendo riscoprire la bellezza di questi monumenti millenari. Ha avuto anche uno scopo benefico e per noi ha passeggiato tra gli ulivi Luca Cicirello. È un bellissimo evento in cui le persone possono scoprire le particolarità del luogo, gli ulivi, come sono fatti, le varie particolarità delle nostre varietà e non solo, anche altre colture che sono tipiche del nostro territorio, come il mandorlo o la vite. Un percorso di 5 km che parte dalla nostra masseria del 1800 e dove poi ritorneranno per fare una breve degustazione di prodotti locali. Il percorso inizierà con due o tre tratti tra gli uliveti, si cammina tra gli uliveti, non su strade interpoderali, si potranno vedere, si passerà attraverso anche dei mandorleti, per cui si potranno anche toccare con mano come sono fatti, non sono arbusti ma sono alberi, e si potrà camminare addirittura attraverso i vigneti, per cui sarà un contatto diretto con la natura. In tutto il percorso sono stati distribuiti dei segnali esplicativi in cui le persone possono avere delle informazioni aggiuntive sulle tipologie di appezzamento e tipologia di varietà. Questa terza edizione della camminata tra gli ulivi, che ci ha visto partecipi anche nella prima e nella seconda edizione, raccoglierà dei fondi che saranno destinati a tre associazioni: Giorgia Lomuscio Tutto per Amore, Centro Zenit e Associazione Madonna dei Miracoli. È sicuramente un bellissimo gesto, che tutta la città di Andria, fa tutte le volte che siamo chiamati, ecco, in questa direzione, cioè quella della solidarietà, quella dell'aiuto, al sociale, dell'aiuto a queste associazioni che in qualche modo si occupano, del prossimo, quello che facciamo noi con la nostra associazione. Che senso ha camminare tra gli olivi? Beh, camminare intanto all'aperto, quindi godere delle bellezze del creato, quindi anche quella degli ulivi è una possibilità che abbiamo noi che viviamo questo territorio, quindi godere, apprezzare il territorio, conoscere queste aziende che sono delle aziende fantastiche, fatte da uomini che tutti i giorni sono qui a lavorare. Quindi quello di camminare insieme è sicuramente un progetto di condivisione, ecco, di fratellanza. Questa è una giornata bellissima di fratellanza in cui tutti quanti insieme facciamo un cammino, un percorso. Io per questo devo sempre ringraziare Giorgia, perché alla fine è lei che muove un po' tutti quanti noi e in primis muove me, che sono suo padre. Significa conoscere, significa avvicinarsi di nuovo a quello che era prima, il contatto con la natura, la possibilità di banalmente camminare, non andare in macchina e spostarsi da una parte all'altra, ma raggiungere un luogo a piedi con le proprie forze. E già questo è già un passo importante. In più, la giornata accompagna, per cui l'accoppiata è fantastica.